Buongiorno, bentrovati dall'informazione di News TVA. Dopo le dichiarazioni di sostegno al presidente Bonaccini da parte del vice sindaco di Cento Maccaferri e dell'assessore Labianco, anche gli assessori Grazia, Borgatti e Matteo Fortini vogliono esprimere le proprie idee in vista delle elezioni regionali di domenica prossima. In un comunicato che leggiamo, da amministratori e cittadini scrivono: in questi anni abbiamo apprezzato l'attenzione sincera, qualificata e determinata alla coesione sociale e al welfare, alla partecipazione, al volontariato, all'innovazione e al digitale, all'ambiente dell'amministrazione regionale presieduta da Stefano Bonaccini. Sempre con l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno, scrivono ancora, investendo risorse economiche e competenze, temi su cui il supporto e la giunta della Regione Emilia-Romagna è stato fondamentale. Pensiamo che tutto questo debba continuare e rafforzarsi ulteriormente con il presidente Bonaccini. Dichiarano ancora Borgatti e Fortini, a cui si unisce a voce unanime ed in piena sintonia il vice sindaco Maccaferri. Sintonia e spirito collaborativo interna alla giunta e al gruppo di maggioranza, che continuano a immutate nella volontà di portare avanti obiettivi e progetti significativi per il territorio, in una amministrazione che è nata e rimane civica indipendentemente dalle idee politiche e dalle dichiarazioni di voto nazionali e regionali dei singoli, come il vice sindaco ha tenuto a precisare in alcune dichiarazioni nella giornata di ieri. Bene, con questo è tutto, grazie della vostra attenzione, rimanete sempre collegati con noi attraverso il giornale online areacentese.com e tutti i nostri canali social. Grazie all'attenzione ancora, una buona giornata.